Parliamo di Rogue. E sarà molto complicato. Allora, la classifica dei rogue è sempre quella un po' più difficile da realizzare. Per quale motivo? Perché, essendo mazzi rogue, i result non permettono effettivamente di dire quale sia un po' più in alto degli altri. Perché se un mazzo è tanto più in alto in questa classifica rispetto agli altri rogue, allora matematicamente non è un rogue, ma è più un tier 2. Quindi è sempre quella classifica che è un po'... cioè, dipende molto da come la pensi tu. Mettiamola così. Quindi buttiamoci in questo mondo infinito di rogue e andiamo ad estrapolare i 5 mazzi rogue migliori del dicembre 2021, secondo me. Al quinto posto vi ho inserito Mech Infinitreno. Allora, per quale motivo Mech Infinitreno? Perché è un mazzo, ragazzi, che uno si rischia di prendersi praticamente tutte le HT di sto mondo. Tutte le HT che esistono, Mech Infinitreno se le prende. Ok, sono d'accordo. Però comunque può continuare a giocare. Inoltre, le giocate che fa sono molto stabili. Fare un Raijiki rapido e forte, e Pancakes lo insegna. E inoltre, ragazzi, c'è una piccola cosa che mai nessuno si ricorda, ovvero che questo mazzo in generale è così poco comune che la gente non sa bene dove andarlo ad interrompere. A parte che effettivamente, ragazzi, interrompere questo mazzo non è proprio la cosa più semplice del mondo, perché è un mazzo di soltanto starter ed extender. E gli starter hanno anche il ruolo di extender, a parte qualcuno, insomma, tipo il Metal Cruncher che fa solo la starter praticamente. Ed è questo il problema del mazzo, cioè il punto forte in realtà del mazzo, che è estremamente, estremamente difficile da fermare. E manda un sacco in confusione alla gente. Quindi, secondo me, come quinto posto tranquillo, ci sta senza ombra di dubbio. Quarto posto, Ignister. Questo, a differenza di Mech Infinitreno, la gente ha cominciato a conoscerlo e ha imparato come bloccare, tra virgolette, questo mazzo. Perché è un sempre tra virgolette. Perché Ignister sì, lo puoi fermare. Ash su Picari, Impermanent su Picari, Veil su Picari, qualsiasi cosa su Picari. O a Cici, insomma, ok, va bene, però non devi vedere dei modi per estendere la giocata. E i modi per estendere la giocata ne ha, e modi per arrivare dal terreno comunque ne ha. Vedi, ovviamente, il Link 1, quindi se tu gli giochi un'introduzione su Picari, là comunque diciamo che in un certo senso se ne fottono, tra virgolette, perché vai a fare Dark Infant e ti prende da terreno, quindi poco male. Ok, sì, è vero, effettivamente è così. Quindi diciamo che comunque è un mazzo che è molto difficile trovare qualcuno che lo sa fermare subito. Soffre tremendamente qualsiasi cosa che vada ad interrompere la giocata di Dark Templar. Sì, assolutamente. Ogre su Dark Templar, ciaone. Il punto principale è che comunque il mazzo, nonostante tutto, a parte nel caso si prenda Droll, diciamo che la combo che fa è veramente molto forte, molto consistente e molto stabile. Quindi, dato che comunque il mazzo si vede in giro, un quarto posto se lo merita. Che dite? Terzo posto, Eldritch. E l'ho messo qui per quale motivo? Perché è un mazzo che sì, si prende la distruzione di Destroy Phoenix Enforcer, ok, però comunque le sue carte possono floatare e poi andare a resettare altre risorse. Principalmente, ragazzi, per quale motivo ho inserito Lich? Perché è un mazzo stun. È un mazzo stun che gioca tantissima roba per non far giocare l'avversario, che sia Backrow. E inoltre, se sculi Order, sei forte, come ha dimostrato il mio report da regionale, appunto. E inoltre il fatto che esista il signore della prigione celeste ti fa dire: e vabbè, e che cazzo devo fare? Non posso giocare Spolverino, non posso giocare Lightning Storm, non posso giocare una minchia. Sì, è vero, il mazzo è veramente forte, ragazzi. Carino, ultimamente, diciamo che Eldritch ha un po' rotto i coglioni. Però va bene comunque così, gli vogliamo comunque bene al Golden Lord, insomma, al Golden LOL. Vabbè, comunque è uscito ristampato, adesso è uscita di nuovo la ristampata, la Eldland, che era una carta che costava 30 euro, quindi sono
sono, non posso dire fiducioso perché io lo odio profondamente questo mazzo, però diciamo che c'è il motivo per metterlo a questo posto, perché comunque i giocatori di questo mazzo tecnicamente, teoricamente, dovrebbero aumentare, teoricamente. Bello Eldritch, eh? Bellissimo. Secondo posto, Altergeist. Il problema principale di questo mazzo, ragazzi, è il fatto che tutti i mazzi giocano adesso il Phoenix Enforcer, il nuovo Destiny Rofusione, appunto. E andando secondo, questo mazzo ha un sacco di problemi contro quel mostro, perché ve l'ho già spiegato nella tier list, Marionetta fa sapere al tuo avversario dove vai a settare la carta, e inoltre hai bisogno di un turno per settare parti. Ovviamente se parti primo sei forte. Sempre se ammesso che il tuo avversario non ti veda spolverino e ti stupri la board. Però comunque, ragazzi, se parti primo sei comunque forte. Ed è questo il motivo per il quale Altergeist è al secondo posto sopra l'Eldritch. Perché Altergeist è potenzialmente, con i supporti nuovi, più forte di Eldritch going first. In going second sorge questo problema di Phoenix Enforcer. Perché, ragazzi, perché appunto Phoenix Enforcer spacca la roba che tutti i setti di marionetta, oppure ti toglie una risorsa in generale. E a differenza di Eldritch, quella risorsa poi non andrà a fare una beata minchia nel cimitero. E quindi è semplicemente una carta persa. È come se ti avessero droppato di uno, in effetti. Non so come altro definirla. Vabbè, comunque è un mazzo molto forte, è un mazzo molto valido, è un mazzo che, nel caso Anaconda venga bannata, potrebbe risalire Rakina. Comunque, ragazzi, DPE poi, posta Anaconda bannata, andrebbe sculato. Quindi ci sta. Comunque, mazzo molto stabile, mazzo molto forte. Con i nuovi supporti, ottimo il fatto che riesca ad TK'are adesso senza problemi. Quindi ci sta. Altergeist, secondo me, merita tranquillamente il secondo posto. Sotto, però, ad un altro mazzo. Parliamo di Salamagna. Vedo già qualcuno di voi che storce il naso, oppure fa, Salamagna. Allora, il punto di questo mazzo, ragazzi, è che è stato ristampato Access Code. Quindi un sacco, ma proprio un botto di gente riprenderà ad utilizzarlo. Dato che comunque Sala è un mazzo che non costa tanto, adesso con la ristampa di Access Code è un po' calato. E chi ha preso Access Code all'epoca che stava a 40 euro, quindi parliamo di 2 settimane fa praticamente, ha fatto un bel colpaccio. Perché è un mazzo molto forte, molto stabile, che non si locca in un cazzo, quindi può pure giocare di PE. Tanto per cambiare. Mazzo fortissimo, mazzo che, cioè fortissimo, mazzo molto buono, molto forte, che secondo me merita fiducia da parte dei suoi possessori, secondo me, veramente, perché è veramente molto stabile, inoltre può giocare abbastanza entraps, oppure in generale carte per dare fastidio all'avversario, tipo calice proibito in permanenza, senza prendersi TTT. Veramente molto forte. Signori, questa era la mia classifica dei top rogue, ditemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ovviamente, ragazzi, queste classifiche che ho fatto in questi giorni si basano sulla tier list che è uscita qualche giorno fa. Quindi, nel caso vi stiate chiedendo per quale motivo non ci sia qualche mazzo qui dentro, andate a vedere la tier list e magari avrete delle risposte lì. Detto questo, signori, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi, aspetto i vostri commenti.